Eccoci, siamo qui con Ivo, faccio senza dare presentazioni perché ci spiega tutto lui. Ivo, parlaci pure della tua storia, come è cominciato il tutto. Beh, come è cominciato il tutto, loro partirò che c'era questo terreno in tribunale che non voleva nessuno perché era un acquitrino. E io come ex, diciamo, contadino ho visto il posto e l'ho comprato e mi hanno fatto pagare solo le spese di tribunale, le spese, non ho anche pagato il terreno, non ricordo neanche più le cifre che l'ho pagato. E poi sono stato in grado di togliere l'acqua, che c'era mezzo metro d'acqua tutto l'anno, e l'ho bonificato. Dopo che l'ho bonificato, il contadino vicino mi ha detto vendomelo a me, a me costava niente, mi ha dato 1 milione alla pertica, all'orinliere, e l'ho venduto. Mi sono riservato qui dove sono io, che sono 400-600 metri di terra, compreso la fonte, via discorrendo. E scopro che la fonte, c'era qui mio papà, quando alla prima acqua si lava la faccia, si lava lo stomaco, che aveva il fuoco di Sant'Antonio, al giorno dopo non aveva più niente. E da qui, dopo 6 mesi, un altro signore che era al fuoco di Sant'Antonio, stava qui a mangiare, che eravamo in 30, 40, 50 persone tra amici, e questo signore fa vedere che è al fuoco di Sant'Antonio anche lui. Io prendo un asciugamano, lo bagno, glielo metto sullo stomaco e mi telefono alle 11 di sera. Alle 5 del mattino mi telefona che non aveva più niente. E di lì abbiamo cominciato col fuoco di Sant'Antonio. Poi c'è una signora che ha l'acne in viso. L'acne in viso, beve l'acqua e va via l'acne in viso, poi rimane incinta. E così sono 15 donne che una dopo l'altra sono rimaste incinte, che avevano l'acne, via l'acne, incinte. Poi arriva una signora da Como, una certa Renata, una signora bellissima. Questa signora mi dice: io vorrei un bambino, ma purtroppo, guarda, ho fatto creazione artificiale e poi sono abortita e via. Dico: ma guarda, fino adesso quelle che hanno bevuto l'acqua, avevano l'acqua, sono rimaste tutte incinte. Sei bellissima, prova a berla. Beve l'acqua, 60 giorni, mi telefona che è incinta, tutta contenta e felice, e mi scappa la parola a dire: ma cosa avevi? Avevo delle ciste alle ovaie, la tua acqua mi ha guarito dalle ciste e sono rimasto incinta. Dopo quel caso sono rimaste incinte 400 donne, 400 bambini che offre il mondo per il bello del fatto. 400, sì. Sì. Altre signore sono rimaste incinte anche dopo 30 anni del matrimonio, dopo 17 ho le testimonianze di bambini che sono nati. Una adesso recente, una maestra qui di Vigevano, anzi la sorella è maestra, lei no, e che andava sempre in chiesa a chiedere la grazia e via, e si è sentita che vai a giù la valle da Ivo, che lui ha l'acqua che ti sistema, è rimasta subito incinta, nata da bambina di 7 mesi, stupenda, è venuta qui a farmela vedere, ha dato il suo fiocco. Ad esempio, ci sono delle guarigioni che io non ho segnato, per esempio quella è una cosa che io l'ho chiamata acqua miracolosa per i miracoli che ha fatto. E da allora che l'ho chiamata acqua miracolosa ho cominciato a distribuire l'acqua, chi la voleva, e uno guariva perché portava gli occhiali, come io il primo caso, e adesso non li porto più dopo 50 anni, e leggo ancora senza occhiali, sì, portava gli occhiali e adesso non li porto più. A 50 anni leggo ancora senza occhiali. Dopo 50 anni. Che adesso sono 93 agosto che compio. Sono vecchio. Ti porti molto bene. Grazie. E andiamo avanti con le guarigioni. Allora, le guarigioni è: chi perde i capelli, si lava la testa 2 volte, i capelli non li perde più. Mettiamo un caso che uno non li ha appena persi i capelli, bagnandosi la testa con una goccia d'olio extravergine di oliva, massaggiandosi la testa tutte le mattine, rinascono i capelli. Arriviamo agli occhi,
spruzzando l'acqua agli occhi, che portava gli occhiali, come il sottoscritto non li ha più portati e vedo ancora senza occhiali. Poi cosa c'è? Le tonsille. Chi ha le tonsille è una cosa incredibile. Viene qua con 3 bicchieri d'acqua e li faccio guarire in giornata. E poi c'è un sacco di malattie. Al cuore, prendiamo il cuore. Il cuore che ha la stella mitrale. Soffio il cuore e guarisce in 8 giorni. Uno che doveva essere operato dalla stella mitrale beve l'acqua, dopo 8 giorni e va per farsi operare, non è più da operare. Passiamo ai reni, la sabbia ai reni, calcoli ai reni, anche calcoli che erano assieme, attaccati 3 per volta, si passano in dolore, sono cose che ha dell'incredibile. Passiamo all'intestino, che le donne che avevano problemi, adesso bevono l'acqua e l'intestino non c'è più niente. Poi c'è ancora, cosa c'è ancora d'altro? Chi soffre di cistite, anche le cistite si guarisce. Poi chi non cammina, io ad esempio cammino ancora zoppo perché non ho cartilagine in un ginocchio. Ma altri problemi, gente che arriva qua che fa male le gambe, fanno il bagno e camminano, vengono fuori e camminano. Ancora l'altro giorno in diretta c'è qui una signorina che non camminava, magro, ho detto tu guarda come tocchi l'acqua cammini, e c'era qui una 30 di persone fuori, ho detto attenzione che faccio vedere in diretta un miracolo, e si sono messi lì, questa signora come è andata, come ha toccato l'acqua, ha cominciato a camminare. E questo recente, qualche giorno fa? 15 giorni fa, okay. Recente. E cosa aveva? Non riusciva proprio a camminare? Non sapeva neanche lei, era bloccata la schiena, le gambe, non poteva camminare. Allora fino alla schiena diciamo che comanda l'acqua, i piedi comandano loro fino all'ombelico, dall'ombelico in su comanda la testa. La testa, qui viene il bello, se io le massaggio la testa adesso, e non lo faccio a tutti perché andrebbe avere l'energia di un motore, io non sono un motore, le massaggio la testa con l'acqua e cosa vi devo dire, non ho più il mal di testa. Gente che oltre che il mal di testa gli viene, che altro malattia gli viene, e quelli che alla testa che vedono tutto buio, gente che non contette in casa, non vede, non ha paura di stare in casa, che quelle guariscono bevendo l'acqua. E poi ho lì degli scritti e anche testimonianze che a tenere a mente tutto memoria non ricordo il tutto, certo. Ma qui si guarisce bevendo l'acqua. Non so quale malattia potrebbe resistere non bevendo l'acqua. È una cosa che è incredibile per chiunque. L'acqua è buonissima da bere, l'acqua non ha scadenza, la bottiglia è anche 1 milione di anni che non scade, metterla nel vetro, se è messa nella plastica, la plastica purtroppo è la plastica che scade, non l'acqua. Si può moltiplicare quest'acqua? Quest'acqua 7 gocce per litro si può anche moltiplicare come energia. Dopo tre giorni l'acqua ha la stessa energia di questa. Adesso però è andata dai valori che sono instimabili, io non sono capace di provare l'acqua. Però è arrivato qui uno che mi ha detto è andato a 1 milione di voi. Un altro la misura dice 1.280.000. Ieri viene un altro e dice è andato a 2 milioni di voi. La miseria, ma dovevo finire con l'energia. Quando parliamo delle altre acque, il massimo sono 200-240 mila, questo è andato a 2 milioni addirittura di volt con energia. Sono valori altissimi. Certo. Sono valori altissimi. Se qualcuno che vuole provarla venga qui, sono qui a disposizione, certo, a disposizione di tutti. Il 29 d'agosto del 2009, assieme ai colleghi del Centro Ufologico Nazionale, arriviamo qui a Cabassa di Garlasco, dove c'è la fonte Prevosta, e assieme alla radiostesista Paolo Donati iniziamo proprio le misurazioni
in questo punto e ci accorgiamo che già all'ingresso del portale, dell'ingresso della zona agricola di Ivo Pignatti, l'energia tellurica, l'energia del terreno è molto alta. Chiediamo al radiestesista quanto di solito è l'energia delle persone, dei luoghi comunque ritenuti in buona salute, e lui ci dice attorno ai 6.500-7.000 unità bovis. Ebbene, qui già all'ingresso della proprietà di Ivo Pignatti misuriamo, il radiestesista misura circa 11.000 unità. Naturalmente spostandoci più all'interno dove abbiamo la fonte prevosta, la fonte che praticamente arriva, e questo poi lo scopriremo in un secondo tempo, dal paese di Garlasco, addirittura l'innalzamento a 18.000 unità. Questo cosa fa pensare? Fa pensare al radiestesista Paolo Donati che in effetti il luogo riceva l'acqua ben più da lontano, e così fu, perché risalendo il canale che alimenta questa fonte che abbiamo qui alle nostre spalle, arriviamo proprio nella zona di Garlasco dove è situato il santuario della Madonna della Bozzola. Siamo nella piazza della chiesa del santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco e le ricerche ci portano qua perché a livello energetico seguiamo quello che è il canale della fonte prevosta che passa proprio qua e passa sotto esattamente alla chiesa. È quello che ci spiegano gli studiosi di energia legata ai luoghi sacri. Le chiese costruite fino a 100-150 anni fa sono proprio costruite esattamente sopra ad un canale d'acqua, e gli esperti ci spiegano che l'architettura della chiesa stessa infonde l'energia al corso dell'acqua. I menhir, come si possono vedere qua, e il campanile della chiesa non sono altro che antenne rice trasmittenti di energia. All'inizio del portale della chiesa la potenza misurata in unità bovis è 0, esattamente dietro alla chiesa, nella zona dell'abside e praticamente delimitate dalle due colonne dell'abside, scopriamo che il passaggio del canale porta una potenza misurata in unità bovis pari a 24.000 unità. Il canale è lo stesso, quello che appunto dicevamo passa al centro della piazza, è quello che esce dalla chiesa e arriva a Fonte Prevosta, dove lì confermiamo la misurazione in unità di gradi bovis pari a 18.000. Cosa volevo chiederti? È stata la Madonna a indicarti il punto? Ecco, qui è quando ho comprato il terreno, che poi l'ho bonificato, e volevo, siccome sono in un punto basso nella valle del Ticino, volevo trovare l'acqua che venga su da sola. E sono arrivato uno dei vigevano che è venuto, un certo Malaspina, col martello, ma fino a 40 metri non ho trovato l'acqua, e mi dice: guarda, non c'è più niente da fare, perché da una martellata va giù un centinaio, da un'altra viene su tre, se non voglio mangiarti i soldi, fa, non ce la facciamo più. E io la notte sogno una cosa bellissima, che la Madonna mi ha detto: per trovare l'acqua che vuoi te devi andare avanti 50 metri, dal confine 25 metri, dall'altro confine 15, troverai del muschio verde per terra, fai lì il pozzo e troverai l'acqua che vuoi te. E io faccio lì il pozzo, chiamo uno che fa i pozzi artesiani e mi spiega che dopo i 40 metri c'è una falda di argilla che varia da 2 ai 3 metri. E mi spiega come l'acqua di profondità, dobbiamo andare a prendere l'acqua di profondità, dobbiamo passare quei 2-3 metri d'argilla, che poi se troviamo l'acqua non è facile, viene su da sola. E accetto le condizioni che mi ha fatto, e dopo una settimana abbiamo passato i 3 metri e 4 e 5, e mi dice: Ivo, non voglio mangiare dei soldi, ma qui guarda che non troviamo più niente, perché io ho fatto tanti pozzi artesiani, ma l'acqua l'ho sempre trovata da 1,5 metri a 2,5 metri, neanche a 3, qui siamo già a 5, 6, 7, siamo arrivati a 12, 13, dico: a questo punto andiamo finché troviamo l'acqua. E siamo arrivati a 15 metri, loro
scavando col sistema di una volta che con un tubo e lo facevano girare con un motore e poi con una sonda tiravano sulla terra, erano andate a casa a mangiare. Io arrivo da Viseo 12 e mezzo, quando arrivo a 100 metri vedo una fonte d'acqua alta 9 metri che se quel momento si è liberata dall'ultima terra e una bocca d'acqua ha allagato tutta la valle, ho fatto un disastro. Fortuna che qui era tutta terra incolta, non ho dovuto pagare neanche danni né niente. E poi abbiamo messo un tubo da 4 pollici e l'abbiamo chiusa lì l'acqua con 2 rubinetti che attualmente sono ancora chiusi e ne lascio aperto uno diviso in 6-7 rubinetti che prendono l'acqua, prendevano l'acqua giorno per giorno, ora per ora. È aperta dalla mattina alle 9 fino alla sera che viene buio, diciamo, ecco, adesso fino alle 19. 8, ecco. Anche alle 20 di sera, solo qua. E l'acqua a favorire, diciamo, tutti, chi ha il Val di Stocco, chi ha le cestite, chi ha i piedi di Cherocambida, chi da, ma dei casi che di essere qui tutto il giorno per vedere, non c'è un caso uguale all'altro. Ci va a dormire e lascia i piedi fuori dal lenzuolo perché non può coprirli, che gli fa male, scottano i piedi. Chi ha le ginocchia le fa male, io la vaschetta va dentro la vasca e camminano, chi ha i piedi cammina e le gambe camminano, io non so più cosa dire alla gente, qualcosa anche faccio io con le mani. E così andiamo avanti tutti i giorni, c'è una malattia nuova, in totale sono 113 le malattie che l'acqua guarisce. 113. Sì. Sono qui a vostra disposizione. Sì, grazie. So che ci sono anche dei documenti che dopo mi dà. Poi adesso vuoi vedere i documenti della signora per scritti e che è lì e ti sì, farò vedere. Certo. E Padre Pio cosa ti aveva detto? Padre Pio è venuto a cercarmi lui. E io non sapevo che somigliavo a Padre Pio. Viene qua e mi manda a dire per frate Mondino da Mondovì che io devo stare qui 120 anni perché la gente ha bisogno di me. Io non so nessuno, io non so cosa dirvi, però sono qui al pozzo e vedo cosa sta succedendo. Dopo 2 anni rimanda frate Mondino che devo portarmi una fotografia. Si ferma in chiesa e Don Gregorio, non vi dico cosa ho detto, che di non venire qua perché l'acqua non è potabile, l'acqua è qui, l'acqua è lì, l'acqua è in là, l'acqua è in là. Quindi ha parlato male su questa fonte? E l'ha parlato male di questa fonte e via, come ne parlano male ancora oggi. Qui della zona non viene nessuno, dopo via Vigia non viene nessuno perché lo trovate anche scritto che dicono che l'acqua è cancerogena, di non berla quando è l'acqua più pura della terra. È una delle acque meravigliose che ce n'è una in America, mi hanno detto, che si chiama acqua d'oro, ma forse questa è ancora più potente di quella là, perché guarisce tutti, quella non so se guarisce la gente come guarisce questa. Adesso faccio un taglio e vi faccio vedere sul posto i valori di EC e di pH di quest'acqua. Bene, allora noi abbiamo l'ecimetro, che è questo, e il test per il pH, che è quest'altro. Adesso non faremo altro che fare tutti e due i test. Cominciamo con gli EC. Questo misura i microsiemens, ok? Allora è... deve andare a zero, eccolo qua, ce l'abbiamo a zero, giusto? Allontaniamo un po', non so, adesso l'ha messa a fuoco com'è, quindi allontanerò e avvicinerò un po' lo strumento. Prendiamo un po' d'acqua, quindi sciacquiamo il bicchierino. Ecco qua, e lo infiliamo sotto. Allora, allora, per esperienza personale, aspettiamo che si ferma lo strumento, vi assicuro che è perfettamente tarato.
Sì, 422 microsiemens, quindi si attesta, secondo la temperatura, dovrebbe andare dai 400 al massimo ai 460-470, perché come vedete l'acqua sgorga a 12 gradi e mezzo, questa è la temperatura registrata dallo strumento, i dati ve li dico anche a voce. Quindi abbiamo 420 microsiemens, un'acqua praticamente potabilissima, senza problemi, ma le sorprese di quest'acqua arrivano quando si fa il test del pH. Non che sia necessario, ma voglio essere il più preciso possibile. Due gocce. Una, due. Si chiude. Si agita. Ecco fatto. Signore e signori, abbiamo un bel pH 8. 8, 8. Spaccato proprio. Andiamo, controlliamo se ho inquadrato bene. Vedete il colore? L'8 è questo. Il penultimo, cominciando dall'alto. Il secondo cominciando dall'alto. Vedete che il colore è praticamente uguale. Quindi è un pH 8. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quest'acqua è altamente alcalina, quindi alcalinizza il corpo in maniera proprio eccellente e naturale. La prima acqua l'ho fatta analizzare da un mio amico Guidi, che lavorava in un laboratorio a Milano. Siamo in che anno? Ti l'anno dopo il pozzo, nel 76, subito dopo, perché prima di dare a bere l'acqua agli altri ho voluto sapere cosa aveva l'acqua, cosa aveva l'acqua. Mi ha detto: Ivo, l'acqua è potabilissima, è una anzi delle più potabili che esistono al mondo, in quanto non ci sono dentro nessun tipo di microbi, non, perché l'acqua macisa, perché nell'acqua rimane qualcosa. Io non sono un tecnico, ma se questa acqua può star lì che 40 anni e abbiamo la dimostrazione che non martisce perché ha dentro qualcosa, non diventa neanche fredda calda tenendo all'ombra, e poi si conserva non lo so, eterno, perché dopo 40 anni posso dire che una vita può conservarsi. Poco da sola l'acqua, senza metterla in frigo, senza la successione di Milano AIR, che l'analisi col pendolino hanno detto che quest'acqua ha dei valori superiori a qualsiasi altra fonte, e per quello che dà questi risultati. Parliamo di radioestesia qua. Sì, quindi hanno fatto delle prove anche dei radioestesisti. Loro sono stati i primi a dire che guarisce determinate malattie, che poi sono state superate a lungo, quello che mi diceva loro, che loro sono state nei limiti. Sono le famose misure che poi nel 2009... Sì. Sono saltati anche i loro parametri, perché poi arrivano adesso e dicono: ma Ivo, qui non siamo più neanche in grado di misurarla, perché spirituale addirittura diventa matto il pendolino. Volevo chiederti anche, ci sono delle persone che erano in coma, gli hanno spruzzato su questa... Allora guarda, le persone in coma, se volete provare, vi do uno spruzzino con dentro quest'acqua. E come gli spruzzate l'acqua, vengono fuori dal coma anche dopo un anno e mezzo che sono in coma. E anche un bambino che era tenuto in vita con una macchina appena nato perché non aveva energia, spruzzandogli l'acqua quel bambino si è salvato. Anche lui, cosa vi devo dire? Io non sono nessuno, io sono qui però a disposizione di tutti senza sapere, non sono nessuno, ecco, non voglio dire che... Siamo qui per dire la verità. Dire la verità. Certo. L'acqua è gratuita per tutti, come l'ho già detto altre volte. Poi voglio dirvi questo, sono 25 casi su 25 che vengono al fuori dal coma. Io non faccio niente, dico solo alla gente di portare quest'acqua, di tenersela in casa, che quando uno è in coma basta spruzzare l'acqua in viso che torna al mondo un'altra volta. Ci sono gente che è già 7-8 anni che sono qui ancora, che erano in coma, sono 25 casi su 25. Cosa volevo dirti anche? Ci sono delle persone che sono guarite dal Parkinson, ho sentito, anche questo è un segno incredibile. Soprattutto fa parte delle 113 malattie. Dal Parkinson io ho delle prove,
che bevendo 2 litri d'acqua al giorno in 18 giorni a guarire. Sono 3 persone e dico: bevi 2 litri al giorno che in 18 giorni guarisci. Se poi va avanti ancora qualcosa non lo so, appena per ora per 18 giorni sono guarite. Certo. Sono venuti 7-8, non sono venuti 50 persone, le 7-8 che sono venuti sono guarite dal Parkinson. Non posso dire che guariscono tutti, non bisogna creare dei falsi, diciamo così, delle false aspettative, però in effetti chi è venuto e ha avuto giovamento, quello non si può dire che sia un falso. Ho sentito anche di una signora che perdeva del sangue dal cuore. Sì, è una di Roma. Questa signora di Roma è guarita che perdeva sangue al cuore. Dopo 3 mesi mi telefona e mi dice che ha il nipotino a Cremona che ha 3 mesi e perde sangue nelle feci. Se posso andare da bere quest'acqua. È andato a bere l'acqua, il giorno dopo l'hanno dimesso dall'ospedale perché non aveva più sangue alle feci. E poi c'è un caso di Bologna, io non so neanche perché mi hanno telefonato, questi non sono registrati. Da Bologna una che ha il sangue nel cuore, ma io non ho mai sentito una cosa del genere. Beve l'acqua, mi telefono che il cuore non sanguina più. C'è una nipotina a Cremona, un nipotino che ha 3 mesi, con diarrea e sangue nelle feci, e non guariva, cala di peso e mi hanno chiesto se poteva andare l'acqua, gli danno l'acqua 2 giorni guarisce anche lui. Sono pronto a sfidare chiunque che venga qui a vedere, prendete l'acqua e vedete in quanti giorni potete guarire. Certo, ho sentito anche di persone paralizzate che poi... Anche le paralizzate. Anche dopo un incidente ho sentito. Dopo un incidente c'è uno qui di un paese qui vicino dove c'è la raffineria. Come si chiama? È qui vicino comunque, quello lo possiamo rintracciare, che ha avuto un incidente stradale battendo la fronte contro il vetro, ha spaccato il vetro con la fronte, erano 2 anni erotti che non conosceva neanche più la madre, non aveva memoria. Ha perso completamente la memoria? Sì, sì. Come gli ho bagnato la fronte è scoppiato a piangere, a abbracciare la mamma e si è fatto piangere tutti. L'ha riconosciuta la mamma. Poi avevo sentito di una signora che aveva un tumore alla faccia, era praticamente deformata e non riusciva a trovare cure. È andata in tutto il mondo ma non c'è riuscita. Quella è arrivata, no, è un uomo, è arrivato da Roma accompagnato da un prete con il cognato che aveva questo tumore in fronte, in faccia. È stato mandato dal Paolo, dal Papa. Il Papa, a volte che ho visto che questo è guarito, arriva a prendere il prete 6 fusti d'acqua per il Papa. Io non ho più saputo niente. Che anno era, ti ricordi? Sono 4-5 anni fa. Il Papa so che aveva un tumore, un polmone solo e l'altro si stava per andandone. Ed è guarito ed è al mondo ancora. Certo. Io che sappia lo vedo e vedo che sta bene, è ingrassato, che è un po' troppo, e quello gli farà male. Sì, sì, sicuramente. Vi voglio raccontare un fatto di una signora che è stata 7 anni un mostro in viso. Gli ho detto: ma come un mostro? Il suo viso è diventato un rospo. Dopo 7 anni è venuta qui, ha bevuto l'acqua, in 20 giorni è tornata quel che era prima, dopo che siamo visitato mezzo mondo e non sapeva neanche che malattia era. Non gli ha saputo neanche dire che malattia era, è tornata al mondo com'era. E dei bambini, so che ci sono state delle guarigioni anche a dei bambini, ci puoi spiegare di qualche caso? Ma c'è quel bambino che le sanguinava, aveva feci. Le feci, il sangue nelle feci è una guarita. Bambina che è guarita ad un occhio che doveva essere operata a Torino, ho sentito. La bambina, adesso la memoria, poi qualcosa perdo. Se so che c'è stata una bambina che è di Torino che aveva un occhio che la stava per perdere bagnandosi l'occhio, è guarita. Però francamente
Non giurerei perché non mi ricordo bene il fatto, perché i fatti quindi succedono 2, 3, 4 anche al giorno, anche miracoli, e come faccio a ricordarmi tutto? Ricordo per quel che ho detto, l'ho ricordato, da altri dovrei essere, non so io, parlare per 6 mesi per spiegare le guarigioni. Sì, certo. Comunque c'è anche un libro dove ci sono le scritture di gente che è guarita di tante malattie, testimonianze scritte. Certo. Poi adesso non prendo più nota di tutto questo, perché qui si andrebbe un impiegato apposta per tenere nota di tutti. Ma se volete, c'è qui una signora che a lei ha fotocopiato tante scritte, ha fatto un quaderno con su tutte le guarigioni e altre guarigioni che ve li può dettare la rita, oppure certo. Poi leggere, potete leggere sì, voi. Sì, 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 certamente, grazie. Un'altra che è nata che vedeva solo in un occhio, perché mi hanno detto che il liquido amniotico doveva smaltire i primi 6 mesi, invece è nata che non l'ha smaltito, vedeva da un occhio solo. È stata qui la nonna, ha portato a casa l'acqua, l'ha bagnata con l'acqua e il giorno dopo sono andato a Torino per operare la bambina vedeva. C'è stato un sacco di guarigioni anche del genere, tutto quello che dico è tutto, sì, sono tutte le testimonianze scritte da loro e via. Ad esempio c'è uno di Leno che il papà non voleva farsi operare da un tumore alla prostata e lei viene qui, prende l'acqua e la fa bere al papà, il papà gli sparisce il tumore dalla prostata. Dunque sono circa 85 testimonianze scritte. La Madonna mi ho chiesto come fa l'acqua a far guarire tutta questa gente che l'acqua è pura. E la Madonna mi ha detto la tua acqua purifica il sangue in modo tale che per i virus non c'è più niente da mangiare e praticamente tutti i virus che abbiamo in corpo muoiono di fame. Noi perdiamo ogni notte 5 milioni di cellule. Queste cellule sono il mangiare dei virus. Perché ora stiamo mangiando cose che sono sempre conservanti e non riusciamo più a smaltirle come una volta. Lui mi ha spiegato che una volta si mangiava male ma si mangiava meglio, in quanto non c'erano i conservanti. I conservanti conservano anche le scorie che noi perdiamo ogni notte, sono 5 milioni di cellule che muoiono ogni notte. Queste cellule noi dobbiamo smaltirle, ora una volta si smaltivano, ma ora con i conservanti non si smaltiscono più. Adesso la tua acqua purifica il sangue in modo tale che i virus muoiano di fame. Ecco la parola che mi ha detto la Madonna, i virus, bevendo la tua acqua, i virus muoiono di fame. So anche che c'è una storia dietro questa statua della Madonna, ci puoi spiegare? Allora, queste qui sono due sorelle che hanno il papà che ha un tumore allo stomaco. Una delle sorelle è diplomata in infermiera e vuole assistere all'operazione del padre. È a Milano e lo aprono e lo chiudono perché non c'è più niente da fare. E lei telefona all'altra sorella qui di Groppello, la contadina, e dice la sorella, facciamo un voto a te, chiedo a Ivo se mi lasciavate una madonnina lì da lui. C'è una signora qui di Vidigulfo e la sorella abita a Groppello Cairoli. Il papà viene operato da un tumore allo stomaco. Cosa succede? La sorella di Vidigulfo è infermiera diplomata, assiste all'operazione del papà e il papà viene aperto e chiuso perché era pieno di metastasi. Telefona la sorella e dice guarda che purtroppo il papà non c'è più niente da fare perché così. Lei era stata qui che è guarita dalle cistite, stupidate perché le cistite guariscono tutti. È guarita dalla cestite e dice io te facciamo un voto, dice con la sorella, che se chiedo a Ivo se ci lascia mettere una Madonna se il papà guarisse. Il papà è guarito e loro mettono la Madonnina. C'è
anche una signora qui che ha visto la Madonna, che ha ricevuto messaggi dalla Madonna. Beh, i messaggi della Madonna sono tante le signore che mi racconto loro, ma io rispondo di mio, quello che è quando la Madonna mi viene in sogno. Io faccio una domanda, ad esempio, come mai adesso nascano dei bambini che mancanti di una mano, mancanti di un piede, che mi ha detto: caro Ivo, se andiamo avanti a avvelenare la terra come la stiamo avvelenando, un giorno la terra diventerà una crosta terrestre, non do da mangiare più a nessuno. Già da adesso mancano già degli elementi che la terra non dà più. Ma succede pure questi fatti, che un bambino nasce incompleto. E mi ha detto che lei parla con la Madonna. La Madonna gli ha detto di costruire qui una sua chiesetta, il suo culto, perché è qui che lei ha la residenza sulla terra dal 325 d.C. E questa signora ha mandato qui la chiesa imballata e tutto quanto. Poi quel giorno era da montare e io non ero capace, mi rifiutavo di fare certe cose, e viene qui un falegname per caso, non lo so, io sarò mandati dalla Madonna, perché aveva la moglie che non stava bene, era affetta da un tumore, ma gravissima, e lui poveretto ha detto: ve la metto io in piedi, e portò qui sua moglie un giorno, ma era una cosa mai vista, non aveva neanche più il naso, più la faccia, e il giorno dopo è morta. Probabilmente, non so, gli ha fatto la grazia lì, perché a quel punto non si può più guarire. E a quel non punto, si può neanche andare contro l'impossibile, diventa. E così, questa veggente, poi sono venuto anche a conoscerla, non vuole che sia fatto il suo nome assolutamente. È una francese che abita a Milano, se vogliamo, e fa del bene e va sempre a Migigori, e lei ha fatto quel che ha fatto. Quando c'è un problema magari alla pelle, come si può usare quest'acqua? La pelle, la psoriasi, come lo stesso lupus, basta bagnarsi e bere l'acqua. Bagnarsi e bere l'acqua, la psoriasi nel giro di pochi giorni si guarisce. Dipende anche da come com'è, perché la psoriasi è dalla testa ai piedi. Se uno ne ha nella mano, anche nelle mani, a volte hanno delle malattie che non so neanche dargli il nome, io non so nessuno, però si lavano 5-6 volte e non hanno più niente. E si vede, e poi mi fanno vedere le mani che sono belle, pulite e guarite, poi dategli voi un nome, fate voi. Ero vicino a Como, adesso non ricordo. Siamo nel 1976. 76, 1976. Sono dal mio fornitore, c'era l'impiegata che aveva l'herpes in viso, e gli ho detto: guarda, mio papà così così, e mi portami l'acqua. Io porto l'acqua, gli ho portato una bottiglia d'acqua, è guarita subito dall'herpes che aveva sulle labbra. E viene qui un signore, un certo Bruschi di Vigeo, che vendeva il formaggio in piazza, anche lui era pieno di fuoco di Sant'Antonio, e dico: guarda, mio papà così così, un'altra via, e fa: guarda, fai quello che vuoi, era d'inverno, prendo un asciugamano di spugna, glielo metto sulla ferita, e alle 10 di sera, poi ho detto: quanto ti capita che guarisci, dimmelo, ma mi telefono alle 6 del mattino che non ha più niente. Altri metodi per usare quest'acqua, magari per dei problemi in generale? Basta berla, anche a volte basta che cucchiaio d'acqua. Bevuto alla mattina di giugno, prima dei pasti, per guarire basta un cucchiaio d'acqua. E poi... meglio berla di giugno. Qui ad esempio, e qui è bello, chi ha il diavolo addosso, che spruzzandogli l'acqua fanno degli urli incredibili, perché l'acqua è dalla Madonna, l'acqua è un'acqua santa. È un'acqua, non lo so come spiegarmi. Come esorcizzata? Perché uno che è ammalato, se spruzza addosso quest'acqua, fa degli urli che sono incredibili. E poi con bastone io cerco di mandargli via il diavolo.
ci sono riusciti. Sono adesso in un mese, sono già sui 5 casi di questo genere, sono guariti tutti. Uno sembrava guarito, poi va in chiesa e comincia a urlare un'altra volta. In chiesa erano 8-9 che pregavano, con la preghiera non si sono riusciti a mandargli via il diavolo da dosso. E ci sono testimonianze che la Rita era anche lei in chiesa quando è successo questo. Certo, fantastico. Quindi una persona che ha dei problemi spirituali non è attratta, diciamo, dal venire qui, perché insomma riscontra dei problemi, è infastidita. Quindi abbiamo capito che ha delle grandi proprietà quest'acqua, guarigioni spiegabili, i documenti ci sono, poi naturalmente li vedremo. Tu hai qualcosa da dire in generale alle persone, a chi vuoi tu? Hai un messaggio da dare? Beh, il messaggio fa che dico la verità, sono stato visitato che dai carabinieri, che gli hanno detto che io ero armato, dice sì che sono armato, le armi le hanno controllate, armi denunciate, tutte regolari, mi hanno fatto fare anche una visita per l'età che ho, se sono in grado di tenermene ancora o meno le armi, e mi hanno detto, gli ho portato, sono andato dal dottore, hanno fatto la visita che hanno voluto loro e sono tutto regolare. E poi, come vi vedete, io ho 75 anni di vostro, vorrei ho 93 in effetti. E penso che parlo ancora come un normale, non dico né sproposito né cose non vere. Io dico la verità. A 93 anni mi sento di dire e di parlare e di confermare quel che ho detto fino adesso. Sei molto lucido, certo. Grazie mille allora Ivo, e vediamo di diffondere queste verità, vediamo di diffondere quest'acqua il più possibile. Va bene. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao Ivo. Ciao. È domenica 3 settembre anno 1465. Una pastorella di nome Maria, che poi verrà nominata Maria Benedetta, è al pascolo con del bestiame. Maria ha una storia triste alle spalle, ebbe un gravissimo lutto in famiglia, una masnada di militari qualche anno prima sterminarono la propria famiglia e lei dallo spavento, dallo shock, rimase sordomuta. Attorno a mezzogiorno arrivò un fortissimo temporale, Maria per paura si nascose all'interno della cappellina proprio per paura dei fulmini che cadevano nella zona. A un certo punto dal cielo scese un globo luminoso che si posò su un biancospino e a quel punto lì, all'interno del globo, apparve una figura di donna. Durante l'apparizione, la Beata Vergine Maria lancia un messaggio ben preciso alla pastorella e dice: Maria, vai a Garlasco, vai alla popolazione, vai a parlare ai garlaschesi e di che io in questo luogo desidero che venga eretto un santuario, un luogo di preghiera, perché io apparirò ancora diverse volte e dispenserò ancora miracoli ai popoli di questa zona che, come ricordiamo, in quel periodo erano popolazioni veramente molto povere. Maria arriva in Garlasco e inizia a parlare di questa apparizione ai garlaschesi. Inizia a parlare, attenzione, e infatti a questo punto i garlaschesi, con sommo stupore e chiaramente molta gioia, vedono che la bambina, che una volta era sordomuta, parla. E quindi gridano al miracolo e credono realmente a quello che è successo. A Garlasco la Madonna aveva promesso già tanti anni fa miracoli che abbiamo visto e li stiamo vedendo tutt'oggi. Infatti grazie a quest'acqua sono guarite tante persone da malattie sconosciute, da tumori, da malattie della pelle. Tante donne non riuscivano a rimanere incinta, grazie a quest'acqua sono rimaste incinta. Altre persone sono guarite dal Parkinson, altre persone erano in coma e si sono risvegliate, altre persone avevano delle paralisi e sono guarite. E ci sono i documenti, ci sono degli articoli, è tutto documentato, quindi è vero. Non è questione di credo o non credo, è vero, è successo. È da 3 anni nei video che vi sto dicendo che cosa? Che sta arrivando una terza guerra mondiale, ma stanno arrivando anche altre malattie che colpiranno la nostra pelle, che colpiranno i neuroni del cervello, che colpiranno le vie respiratorie.
sta arrivando l'inferno sulla terra, ve l'ho detto e ve l'ho ripetuto. Quindi perché ho fatto questo video? Beh, è semplice, perché affinché voi veniate a Garlasco, prendiate sull'acqua e la diffondiate il più possibile per il bene di tante altre persone. Poi l'acqua si può moltiplicare, me l'hanno chiesto in tanti, quindi ve lo dico ancora, l'acqua si può moltiplicare, cioè voi prendete una bottiglia di vetro trasparente, fate attenzione, mettete dentro un litro d'acqua minerale o meglio di sorgente, poi aggiungete 9 gocce dell'acqua di Garlasco, la chiudete questa bottiglia di vetro con un tappo possibilmente bianco e poi la tenete esposta all'aperto, al sole, all'aperto per 3 giorni di fila. Dopo 3 giorni quest'acqua si trasforma energeticamente in acqua di Garlasco. Fatelo, vi raccomando. Poi, io questo video che avete visto prima, naturalmente, l'avevo girato un anno fa, 1 anno e 3 mesi fa all'incirca, e non l'ho pubblicato prima perché non ho avuto il tempo di montarlo. Comunque, in quest'anno, nel frattempo, 2 miei amici mi hanno fatto una testimonianza, cioè un mio amico di Bergamo aveva un mucocele al labbro. Gli era già venuto 2 volte in passato e gli avevano detto di mettere sulla crema, gli avevano detto di prendere l'antibiotico, niente da fare, non era passato e allora lo avevano operato per 2 volte, mucocele al labbro. Gli è venuto la 3ª volta, gli hanno detto ancora di mettere la crema, gli hanno detto ancora di prendere l'antibiotico, ma non c'è stato niente da fare, allora gli hanno detto ancora che doveva essere operato. Questo mio amico ha preso l'acqua di Garlasco, ha messo 13 gocce sul labbro per 3 notti di fila e il mucocele è passato, è scomparso, è andato via tutto e ripeto, doveva essere operato. E mi ha detto, è stato un miracolo, è stato un miracolo. Poi un mio amico di Pisa aveva il cane pochi mesi fa, questo è successo, che con la bocca gonfia, col labbro gonfio rosso e continuava a lamentarsi, faceva anche fatica a respirare. La situazione poteva anche diventare pericolosa perché poteva gonfiarsi la bocca, la gola e morire soffocato. Allora questo mio amico ha preso l'acqua di Garlasco, ha messo delle gocce d'acqua sul labbro, nella bocca di questo cane, del suo cane, e lo ha portato subito dal veterinario. Il veterinario era distante 5 minuti da casa sua, quindi passano 5 minuti, arriva dal veterinario, suona il campanello, il veterinario non risponde, non c'era nessuno, aspetta 2 o 3 minuti, il mio amico si gira verso il cane e vede che il cane non si lamenta più e il labbro, la gonfia erano completamente sgonfi e non era neanche più rossa. Era passato tutto, mi ha detto anche lui, ha usato questa parola, è stato un miracolo, perché se il veterinario gli dava la puntura al cane la botta sarebbe passata nell'arco di qualche ora. Con l'acqua di Garlasco sono passati pochi minuti ed è scomparso tutto. L'acqua si moltiplica. L'acqua di Garlasco si può moltiplicare, ma non soltanto col metodo delle gocce, come vi ho detto prima, ma si può moltiplicare anche in quantità, cioè faccio sempre un esempio. Sempre questo mio amico di Pisa mi aveva raccontato un altro episodio, cioè aveva una bottiglia di Garlasco da 2 litri piena, completamente piena. Ne ha bevuti 200-300 millilitri, quindi ne ha bevuta un bel po'. Poi la bottiglia non l'ha più toccata nessuno. Dopo qualche giorno ha preso ancora questa bottiglia, ha visto che era piena. Era completamente piena, quindi si è moltiplicata in quantità. E questo mio amico stupito mi ha detto, queste cose le ho sentite grazie ai tuoi video, però adesso l'ho vista io con i miei occhi, dal vero ho assistito a questo miracolo con i miei occhi. Però cosa c'è da considerare? Questi due miei amici che mi hanno fatto questa testimonianza sono persone alte a livello spirituale, ma non lo dico per vantarli, che non ha senso, lo dico perché è così,
non sono persone che chiacchierano dalla mattina alla sera e non fanno niente. Per esempio il mio amico di Bergamo mi ha fatto tante copertine per il video, quindi è uno che si dà da fare. Questo mio amico di Pisa è uno che va dai senza tetto di persona e gli porta da mangiare, quindi sono due persone alte a livello spirituale, è così. Quindi quest'acqua sente la nostra essenza spirituale. Quindi se noi utilizziamo quest'acqua e nel frattempo facciamo opere di luce, quest'acqua farà più miracoli, vedremo sempre più persone guarire. È chiaro questo? Allora, il progetto in futuro, io non ho niente, però la signora qua chiede, lei i progetti del futuro, preghiera. Purtroppo alcune persone che conosco, che sono state alla fonte prevosta, mi hanno detto che hanno visto che c'erano altre persone che parlavano male di questo, di quell'altro, criticavano, sparlavano. E questo non va affatto bene, ma non lo dico per fare il bacchettone, anche perché io in passato ne ho fatte di cotte e di crude, voi lo sapete. Ve lo dico perché quest'acqua assorbe le nostre negatività, ne risente. E questo è stato testato, cioè una grande realtà. Quindi, quando andate alla fonte prevosta, ricordatevi che è un luogo mariano, quindi andate lì a ringraziare la Madonna, e la Madonna stessa ha chiesto preghiera, quindi quando andate lì a pregare. Andate lì a pregare, rosario, la vostra preghiera, come ne avete voglia voi, e quando incontrate altre persone parlate sempre mantenendo la serenità, non sparlate di questo e di quell'altro, non va bene. Poi prendete quest'acqua e diffondetela sempre con la massima serenità. Io ho detto tutto, come al solito chiedo la traduzione di questo video in varie lingue, in inglese, francese, in qualsiasi lingua, e chiedo la diffusione massima di questo video. È importante, fatelo, operiamo tutti insieme, le cose vanno fatte, ok? Grazie mille cari amici, ci vediamo alla prossima, grazie mille.